Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Una delle sfide interiori che tutti noi portiamo è il rapporto con le cose che possediamo. Abbiamo iniziato da bambini a litigare con i nostri fratellini e cuginetti su qual era il giocattolo di nostro possesso e abbiamo proseguito poi per tutto il resto della nostra vita a guardare a ciò che stavamo mettendo da parte, a cercare sicurezza in quattro denari o quattro proprietà. Ma che ne penserà Gesù di questo nostro stile? Che cosa ne penserà di questo nostro ricercare sicurezza nei beni terreni? Proviamo ad ascoltare. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, il Signore Gesù diceva ai Suoi discepoli: «Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». Se tutta la nostra vita si compisse in quegli anni che trascorriamo su questa terra, allora l'avere sicurezze, beni, potrebbe avere un senso. Ma Gesù ci introduce a un periodo che noi dovremo vivere e sarà eterno, oltre quello che vivremo quaggiù. Ed è lì, in quella dimensione nuova ed eterna, che noi dobbiamo avere una ricchezza e una sicurezza che ci garantiscano di vivere nella luce e nella verità. Ma come possiamo fare per cominciare ad accumulare tesori lassù? Gesù ci suggerisce di cominciare a custodire il nostro guardare, gli occhi che devono essere innamorati e presi dalla luce e non oscuri e nelle tenebre. I nostri occhi che devono ricercare non le cose appariscenti, non ciò che crea in noi invidia e gelosia, ma ciò che crea in noi commozione, attenzione, solidarietà verso chi soffre. Se guadagneremo degli occhi così, noi cominceremo ad accumulare tesori in cielo, perché i nostri occhi ci condurranno a tendere la mano, a soccorrere chi è in difficoltà, a placare i dolori, a consolare coloro che sono nella pena. Oggi proviamo ad avere degli occhi nuovi, degli occhi che guardano ai nostri fratelli, invece di contemplare ciò che possediamo. Buona giornata a tutti voi.